In qualità di vicepresidente della Fondazione Annalisa Cima Schlesinger, vi darò poche concise informazioni sulla vita e l'opera di Annalisa Cima, a cui la Fondazione stessa è intitolata. Annalisa era nata a Milano nel 1941 da una famiglia di Lecco che aveva consolidate tradizioni nell'industria della carta. I suoi trisnonni e successivamente i suoi nonni avevano infatti gestito alcune cartiere che sorgevano sopra Lecco. Per questo, oltre che in filosofia, Annalisa si era laureata in ingegneria cartaria, conservando sempre una particolare predisposizione per gli studi umanistici. Dotata di una personalità poliedrica che le aveva permesso di dedicarsi per tutta la vita alla poesia, alla pittura, alla scrittura, alla musica ed alla scultura, si era affermata anche come animatrice culturale in Italia e all'estero, rifiutando il possibile per l'impossibile, l'odio per il diverso, il facile per il difficile, amava definirsi così: vivo la contraddizione d'essere angelo e di Rimini. Donna del grande fascino e di straordinaria bellezza nordica, con la sua eleganza, la sua personalità ammagliante e facile alle relazioni culturali, ha frequentato i grandi della critica e della letteratura, della pittura e del mondo dell'arte. Maria Moore, Manzù, Aligi Sassu, Picasso, Ezra Pound, Ungaretti, Palazzeschi, Pasolini, Lattuada, Contini, Feltrinelli e tanti altri. Coerente e intellettualmente irrequieta, non amava i cliché. Non voleva sottostare a contratti stipulati dai galleristi, tant'è che dopo varie mostre tenute a Locarno, a Venezia, in Brasile, in America ed in Giappone, decise di dipingere soltanto per gli amici. Nel 1968 Annalisa incontrò Eugenio Montale e da inizio tra loro una grande amicizia basata su una profonda stima reciproca che si è materializzata nel noto lascito montaliano. Montale diceva di lei: hai già tre talismani, penna, musica e colori. Annalisa diceva di lui: ha quel tipo di qualità che trascende il quotidiano, è il segno che travalica gli umani. L'idea che è venuta a me e al presidente della Fondazione, il professor Silvio Riolfo Marengo, che purtroppo non ha potuto essere presente qui al Vittoriale per altri impegni culturali preesistenti, è stata quella di tradurre in musica le sette elegie alla Luna e del Mondo, gli ultimi versi scritti di Annalisa, idea finalizzata a far conoscere attraverso il linguaggio universale che viene capito in tutto il mondo l'alta elevatura di questi versi. Oggi ascolterete l'esecuzione della prima e della settima elegia, che rappresentano l'inizio e l'epilogo di un gioco amoroso svolto tra la parte femminile della Luna e la sua parte maschile, der Mond in tedesco. Un modo inedito per interpretare l'attrazione che la Luna ha sempre esercitato sui poeti di ogni tempo, da Saffo a Leopardi. In questi versi il tema dell'amore, intessuto di ricordi, di sogni, di attese, di rimpianti e desideri segreti, matura in un'appassionata identificazione uomo-donna-luna, che il tono bilagico evoca assai bene, trovando la sua compiutezza nella traduzione in musica di un maestro dotato di acuta sensibilità, Alfonso Di Rosa. La Fondazione Annalisa Cima Schlesinger, costituita a seguito della morte di Annalisa, avvenuta a Lugano il 6 settembre 2019 come da sua qualità, ha lo scopo di promuovere la cultura attraverso eventi, pubblicazioni e borse di studio che verranno istituite al più presto presso alcuni prestigiosi istituti scolastici. Tutto passa, tutto sfuma, solo il sentire profondo, mosso da profondi affetti, non finisce. Subisce metamorfosi, muta, ma non muore. Così Annalisa, con le sue poesie, per mezzo della fondazione da lei desiderata, potrà vivere per sempre. Ringrazio il maestro Di Rosa, tutti i musicisti, gli organizzatori di questo evento e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento. E da ultima, ma non meno importante, l'amica Ida Zigliani per la lettura delle poesie prescelte. Vi lascio pertanto all'esecuzione della prima e della settima elegia, che potrete poi riascoltare su YouTube semplicemente digitando Annalisa Cima, Alfonso Di Rosa. Grazie.